Saranno le indagini a stabilire con certezza l'origine dell'incendio che si è sviluppato stanotte in viale Porto Torres. Intorno alle 1.30 è stato interessato dalle fiamme il negozio Mondo Idee, ma il fumo si è propagato anche all'attività commerciale sottostante Bricoio, danni alla struttura e ad alcuni arredi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 2 ore per spegnere le fiamme e bonificare l'aria. È stata presentata ieri nell'aula Milella dell'Università di Sassari la 29ª edizione di Itiri Folk Festa. 6 gruppi stranieri, i marchigiani del gruppo strumentale Lutrainanà e 12 gruppi sardi, animeranno il festival internazionale Itiri Folk Festa, giunto ormai alla 29ª edizione, che festeggia anche il quarantennale dell'associazione Itiri Cannedu, impagabile per il lavoro svolto in 4 decenni nell'organizzare manifestazioni ed eventi in grado di promuovere le tradizioni sarde, dal costume ai balli, dalla musica alla limba, con interscambi con le altre culture in tutto il mondo. I gruppi stranieri di Itiri Folk Festa 2014 saranno 6, provenienti dalla Mongolia, dal Porto Rico, dall'Ungheria, dal Senegal, dal Guatemala e dal Nepal. L'anteprima di Itiri Folk Festa è in programma ad Alghero per giovedì 17 luglio alle 21.30 nell'area portuale Banchina Sanità con i gruppi stranieri di Senegal, Ungheria e Porto Rico. Dal 18 al 21 sarà Itiri ad ospitare il Festival Internazionale, con le serate di sabato e domenica dedicate al ballo e alla tradizionale sfilata dei gruppi stranieri e sardi la domenica pomeriggio, mentre il 22 Itiri Folk Festa farà tappa a Nuoro. Sabato 19 sarà consegnato il Premio Internazionale Zinias, istituito nel 2003, come riconoscimento a personaggi e organismi che hanno diffuso l'immagine e la cultura della Sardegna nel mondo. Quest'anno il premio è stato assegnato ai tenores Remundo e Locu di Bitti. Ha riscosso un buon successo la manifestazione che si è svolta nel cortile della scuola primaria di Ottava qualche giorno fa. L'iniziativa è stata organizzata dai genitori riunitisi in un comitato spontaneo in collaborazione con l'Associazione Culturale Ethnos di Porto Torres. Giochi di strada per lo più sconosciuti ai bambini che ad Ottava non hanno spazi adeguati per poter giocare. Approfittando dell'occasione, i bimbi dai 4 ai 12 anni hanno appreso le regole dei giochi con i quali giocavano da piccoli i loro genitori e i nonni. Paradiso, cavallina, i cerchi, la corda e i ballocci, che loro oggi chiamano biglie. Si sono cimentate in vere e proprie sfide all'aria aperta, questi bimbi figli di una generazione fatta di giochi elettronici, PC e quant'altro. Alla manifestazione, che aveva anche lo scopo di richiamare l'attenzione della nuova giunta comunale sul fatto che a Ottava non ci siano spazi adeguati per i bimbi, ha partecipato il neo assessore ai lavori pubblici Ottavio Sanna, che dopo i giochi ha effettuato un primo sopralluogo per ricercare possibili spazi da adibire ad area giochi, impegnandosi a convocare nella borgata nei prossimi giorni una riunione con i residenti, invitando anche il sindaco Nicola Sanna per studiare insieme soluzioni adeguate. Ovviamente vi faccio conoscere per primo uno degli organizzatori, Pierpaolo della Proloco di Ololai, che per il 13° anno hanno organizzato questo palio. Un successo come sempre. Un successo come sempre, secondo me paga la costanza e portare a casa degli eventi unici da proporre in Sardegna. Ma io non sapevo che fosse così frequentato, perché pali ne ho visto altri, ma questo ha un sapore particolare, non so perché è stato così visto ed è così visto negli anni. Perché se prima l'hanno visto sembra evocare il palio di Siena, quindi molti pali forse li fanno nei campi sportivi, noi invece abbiamo allestito la piazza e sembra il campo di Siena in miniatura. La disposizione al canap, ricordiamo col numero 1 d'ingresso sarà Ebreu, nonostante il 15 di Pettorina, col numero 2 Dollaro, col numero 3 Micidiale, col numero 4
Sansone, col numero 5 Fornesino, col numero 6 More Moreno, col numero 7 Ci Riprovo, e l'ultimo a prendere posto sarà Gigetto, all'ottavo posto col numero 3 di Copertina. Ricordiamo che saranno 5 i passaggi in finale e non 4 come in batteria, per cui al quinto passaggio la corsa sarà conclusa, i primi 3 classificati andranno a moneta, 400 euro per il terzo classificato, 600 per il secondo e 3000 per il vincitore. A tutte e tre andrà inoltre Annisteda di Ollolai. Ci sono difficoltà, Tore, al nastro di partenza. Gli asinelli, ricordiamo che hanno la loro posizione assegnata. Eh sì, col posizionamento così è dura da raggiungere un allineamento perfetto, perché non essendo in presenza di gabbie farli allineare tutti e 8 contemporaneamente è abbastanza difficile, tant'è che chi si allontana, chi torna, chi va, è molto difficile far occupare il posto sorteggiato. E vediamo un pochino se si protrarrà per le lunghe questo allineamento. Roberto Tangiano, sempre tu al palio, tu non manchi mai e sai dare questo sapore di modernità a questa manifestazione che invece è molto tradizionale, ma così è bella perché è per tutti, giovani e anziani. Ti ringrazio Stefano, il palio dell'Ellai, di Ollolai è il grande evento dell'estate in Barbagia e ancora una volta ha dimostrato di essere un attrattore anche forte dal punto di vista turistico. Quando si parla di paesi del centro Sardegna molte volte ci si riferisce solo agli aspetti negativi, disoccupazione, spopolamento, invece no, non è così. Qua a Ollolai, come in tanti centri della Barbagia, ci sono dei giovani che organizzano degli eventi che coinvolgono tutto il paese e che creano davvero un'attenzione del tutto particolare. Bravo, hai proprio ragione. Ti chiedo, entriamo nel palio, ma secondo te questa rivalità che abbiamo respirato oggi c'è veramente? Oppure dopo ci si dà un abbraccio e ciccia? È una domanda difficile questa, perché in realtà tutti i rioni, 5 rioni di Ollolai, vogliono portare a casa su Paolo e quindi lo stendardo, la bandiera dei vincitori. Però ovviamente si scherza anche perché questo è un modo per confrontarsi, un modo per dar vita a un agonismo, un bel agonismo che li mette in competizione ma li unisce in realtà nella vita di tutti i giorni. Inizia il quarto giro dove il battistrada ha ancora margine di vantaggio, facile la sua galoppata, iniziano tutti i doppiaggi e si fa strada Fornesino seguito in scia da More Moreno, il giro conclusivo per il battistrada che comunque insiste ancora, facile al comando ed è avvicinato dagli altri due che insistono, sia Fornesino che More Moreno, con il battistrada ancora saldamente al comando, gli altri due testa a testa ed è facile Dollaro che viene a vincere, al secondo posto Fornesino e al terzo posto More Moreno. Bentrovati con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegin.tv. Sul nostro sito ogni giorno potete trovare i notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato dei carabinieri. I carabinieri del nucleo provinciale di Sassari, durante questo fine settimana, nell'ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato di un'autovettura ad Olbia, in piazza Brigata Sassari, due cittadini rumeni di 37 e 33 anni, sorpresi dai carabinieri del radiomobile di Olbia in piena notte all'interno dell'abitacolo di una BMW di proprietà di un professionista olbiese, dopo che avevano appena aperto la forzato la portiera e si stavano allontanando a bordo della vettura. Inoltre hanno denunciato altre 3 persone, di cui un sorvegliato speciale olbiese di 48 anni, una ragazza rumena di 20 e un venditore ambulante nigeriano di 40, per ricettazione, poiché a seguito di perquisizione ad Olbia da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia sono stati trovati in possesso di un tablet e 3 telefonini cellulari, nonché di una ventina di gratta e vinci vincenti da riscuotere, risultati rubati in diverse circostanze.
Al sorvegliato speciale sono stati rinvenuti anche circa 300 fogli di marijuana e una dozzina di flacconi di metadone che lo hanno insomma, portato alla denuncia anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, ancora durante appunto, le operazioni del controllo del territorio, è stato arrestato a Porto Rotondo un 45enne disoccupato di Olbia per coltivazione di sostanze stupefacenti, poiché è stato trovato dai carabinieri della locale stazione intento a seguire ed irrorare una dozzina di piantine di marijuana alta più di 1,20 m in un terreno abbandonato defilato. È stato ancora arrestato a Lori Porto San Paolo un 48enne disoccupato del luogo per coltivazione di sostanze stupefacenti, dopo che i carabinieri della stazione lo hanno trovato intento a seguire una dozzina di piantine di marijuana alte più di 1 metro nel giardino di casa. Questo era il comunicato dei carabinieri riguardo le numerose operazioni effettuate nello scorso fine settimana. Io prima di chiudere volevo fare gli auguri a Cristiano, che oggi compie 40 anni, da parte naturalmente mia e dei genitori Paoletto e Tina, e naturalmente anche della moglie Maria Antonietta. Lo saluto tutta la sua famiglia. Bella questa cosa che ogni tanto ci telefonano, si fanno gli auguri uno con l'altro, è carina. Quindi auguri Cristiano, ben arrivato negli ANTA, io ti sto per raggiungere, quindi buon compleanno. Grazie a tutti e naturalmente l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Stintino. Vecchi ricordi, memorie di un tempo andato che resta impresso nelle foto e nei diari delle famiglie. Profumi antichi, l'odore del mare sugli strumenti usati agli inizi del Novecento dai pescatori di Stintino, del legno lavorato dalle sapienti mani degli esperti maestri d'ascia del paese. Si respirava questo nell'aria nei giorni scorsi nei locali della scuola elementare di Via Lepanto, dove l'associazione Il Tempo della Memoria ha allestito il Museo delle Arti e dei Mestieri. Ed è stato subito un successo di pubblico, tanti visitatori curiosi di conoscere la storia di Stintino raccontata attraverso oggetti e immagini che hanno partecipato all'inaugurazione del museo. La pesca praticata a Stintino è narrata con due modelli di reti per tonnara e con un modello di pesca con la lampara. La splendida spiaggia della Pelosa fa da sfondo a 18 modellini di imbarcazioni utilizzate per la pesca del tonno. Un barcareccio della tonnara al completo è interamente realizzato a mano. Bastarde, musciarre, caporais, vascelli, rimorchi, barbariccio, palo schermotti, mascarana. Tra i modellini di imbarcazioni anche quello della Buona Difesa, il battello carrofortino utilizzato per il viaggio del postale dal 1909 al 1932. Quindi nasse un vivaio per aragoste e una cassa, riprodotta nelle dimensioni originali, che i pescatori ancoravano all'imboccatura del porto e dentro la quale depositavano le aragoste catturate in attesa dell'arrivo dei grossisti ai quali venderle. Poi ancora fotografie, documenti e abiti utilizzati dai tonnarotti in tonnara. Uno spazio a sé è stato dedicato agli attrezzi dei maestri d'ascia, con gli strumenti originali utilizzati dai mastri che a Stintino hanno fatto la storia delle barche a vela latina. In evidenza quelli di Giacomo Bosco, nato nel 1899 e morto nel 1968, raccolti in alcune teche. E poi ancora l'originale banco da lavoro di un altro maestro d'ascia stintinese, zio Peppo Benenati, con sopra tutti gli utensili così come lui li aveva lasciati. Spazio anche per le conchiglie del Golfo della Sinara, collezione di Alfredo Camoglio, la mostra realizzata dall'associazione La Conchiglia, quindi le immagini d'epoca dell'Istituto Luce realizzate da Carlo Delfino. Nella stessa sala gli attrezzi agricoli, quelli adoperati per filare e utilizzati da artigiani e massai a Stintino. Ancora poi un'intera sala dedicata alla mostra Vele Latini e Libri di Mare, realizzata dalla Biblioteca Blu di Avela Tradizionale. Le mostre resteranno aperti tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.30 fino al 9 settembre, il giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12.30.
Si è svolto presso l'impianto comunale di Porto Torres, in via delle Vigne, il memorial dedicato a Giovanni Riviecio. Un uomo di sport, un uomo che ha scritto in maniera tangibile e legato il suo nome alla storia del calcio a Porto Torres. Ex dirigente della Turris e grande conoscitore della realtà cittadina turritana, è stato ricordato veramente da tantissime persone. Tutti coloro i quali lo hanno accompagnato nella sua lunga militanza dirigenziale e soprattutto dai familiari che sono stati onorati da questo evento. Un torneo giovanile, ma un torneo anche di vecchie glorie che ha visto davvero un successo incredibile di pubblico. Ai nostri microfoni uno degli organizzatori, Tore Porqueddu, ex giocatore ed ex allenatore della città di Porto Torres. È un trofeo dedicato alla memoria di un grande dirigente del calcio di Porto Torres. Non stiamo lì a ricordarle tutte, lo farà il nostro anfitrione Tore Porqueddu, che ci parla di Giovanni Riviecio. Ciao Tore, intanto, e complimenti per questa organizzazione in una città che col calcio ha poco da fare in questo periodo, visto le vicissitudini che hanno accompagnato l'ultima stagione agonistica, che però a guardare indietro insomma grida vendetta. Tore. Assolutamente, purtroppo qua il calcio rispecchia l'economia locale, è andata male la zona industriale, va male il turismo, di conseguenza la squadra non può andare bene. Comunque noi appassionati cerchiamo comunque di mandare avanti questo magnifico sport, insomma, che abbiamo praticato e continuiamo a praticare per il resto, insomma, dei nostri giorni. Una persona particolare, una di quelle speciali, amante del calcio, Giovanni Riviecio, tra le altre cose tu in prima persona hai tanto da ricordare di questo personaggio davvero incredibile. Sì, è stato il primo, mi ha acquistato la Turritana a 15 anni, mi ha portato alla Turris, lui insieme al presidente, allora mi fosse Giovanni Daino, mi acquistarono due persone squisite, due persone che insomma davano tutto per questo sport, questo magnifico sport. Solo dei bei ricordi, e quando mi hanno chiesto di contribuire per la realizzazione di questo torneo mi ha fatto un immenso piacere e l'ho fatto con una grande gioia, insomma, ecco. La partita fra le vecchie glorie, poi a guardare lì in mezzo c'era qualcuno che mancava, tipo Alessandro Frau che era infortunato, però già Mario Kogan, Tellini, ma cioè, veramente tantissime persone che hanno legato a filo doppio il loro nome con lo sport del calcio che ha avuto in Porto Torres per tantissimi anni non solo degli ottimi campionati ma fucina di veri e propri talenti. Nella Turri si basava soprattutto sul vivaio, ha fatto diversi campionati di prima categoria con i giovani locali, giovani del proprio vivaio, perché credevano in questo, allenati da persone importanti che sapevano, insomma, con le giuste, insomma, i giusti canoni appunto, quindi siamo riusciti ad andare un pochino avanti, non siamo arrivati in Serie A ma fino alla Serie D in tanti siamo arrivati, insomma, divertendoci con i valori giusti. Sì, i valori giusti che dovrebbero essere riscoperti. Adesso in questo memorial avremo il piacere di vedere all'opera giovani talenti. Il calcio è cambiato tanto, il calcio è troppo spesso solo esclusivamente parlato, le tattiche infinite, cosa manca, Tore, dai tuoi tempi, la passione? E la televisione ha rovinato un po' tutti, ecco, non ci divertiamo più, passiamo al 4-4-2, pensiamo alla linea, pensiamo a scivolare, pensiamo all'ampiezza e ci dimentichiamo di far giocare i ragazzi, soprattutto far tirare fuori tutte le proprie caratteristiche, insomma, ecco, l'estroso deve continuare a saldare l'uomo, secondo me. Parliamo di fantasia, vero? Fantasia, certo, l'estroso è fantasia, l'estro è fantasia. E poi quello che insomma più ci porta indietro nel tempo è capire quello che era l'affezione, no? Alla maglia, l'affezione alle persone che hanno dato tanto, tu in primis, perché insomma hai iniziato giovanissimo, però la tua carriera si è portata fino a una certa età, dopodiché hai fatto anche l'allenatore, quindi è una passione che ti rimane dentro. Purtroppo le cose, sai, si evolvono, quindi non si può continuare come una volta non c'era la televisione e io mi ricordo venivamo qua al campo a vedere la promozione del promotore, io bambino c'era solo il 90° minuto, non c'era altro, mentre oggi con la televisione, con Sky, allontana la gente dai campi di calcio e quindi questa è una rovina per il calcio dilettantistico, bisognerebbe farli giocare magari in un altro giorno, non di domenica. Un pensiero per Giovanni Riviecio, definiscimelo in una sola parola.
vorrei dire tante cose, mi stai mettendo in difficoltà, attento. E questo penso che possa bastare. Noi ti ringraziamo e naturalmente in bocca al lupo per le prossime anche organizzazioni, visto il grande successo di pubblico e soprattutto spazio davvero a questi giovani che adesso andremo a vedere nelle loro evoluzioni calcistiche, sperando, perché no, di trovare qui in mezzo un degno successore dei vari Porquedu, Frau, Kogane e tanti tanti altri giocatori che hanno vestito con grande onore la casacca rosso-blu del Porto Torres, della Turris e della Turritana e quant'altro. Volevo ringraziare coloro che ci hanno dato una mano, a parte la famiglia, tutti gli sponsor, i ragazzi di Bono, i ragazzi di Alghero, i Quartieri Uniti e la Turritana con Pierpaolo Montes. Grazie e continueremo sicuramente a collaborare e avere sempre maggior successo.
l'Avis comunale di Sassari. Fino al 31 agosto 2014, tutti i donatori che effettueranno una donazione nel centro raccolta di Via Pavese parteciperanno all'estrazione settimanale di un buono spesa da 50 euro, spendibile in prodotti alimentari, nei supermercati del gruppo Mura, ad insegna CRAI ed Eurospin. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi, primo volume, disponibile presso Studi di TLG, zona industriale Predanieda, strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31, Sassari, e Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. Porto Torres. Scadono il 30 luglio prossimo i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica validi per l'anno scolastico 2013. Le domande vanno presentate presso il protocollo generale dell'ente in piazza Umberto I. Per informazioni 079-500-8563. Stasera alle 21.30 allo Scoglio Lungo di Porto Torres, musica e balli sotto le stelle con Luciano Di Fraia e Gianluca Pittalis. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.